Questa conferenza ha come titolo Da 20 anni nel futuro, per cui la prima cosa che come responsabile del comitato di programma temevo è che diventasse una celebrazione in cui tutti raccontavano quanto bravi eravamo, quante belle cose abbiamo fatto e così via. Per fortuna non è stato così perché tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione del programma e soprattutto gli speaker hanno parlato del futuro, hanno parlato di quello che hanno fatto e di quello che vorrebbero fare. Abbiamo anche avuto una serie di workshop in parallelo che ci hanno detto ancora di più cose che potremmo pensare di fare nel futuro. Quindi a questo punto direi che ci siamo riusciti, cioè missione raggiunta. La prima cosa che ho visto è stata: allora, beh, il programma è sicuramente interessante, ovviamente c'è stato il solito che si è lamentato, no? Avete messo le sessioni in parallelo quando volevo stare da tutte le parti, non è tecnicamente possibile, tutte le sessioni in parallelo saranno sempre così. Però devo dire che il programma è venuto molto bene e mi hanno detto ci sono delle cose interessanti che non avrei pensato che avrei potuto fare, ho fatto delle nuove scoperte, questo è quello che volevamo fare, farli pensare. Poi abbiamo anche scoperto che ci sono alcuni degli utenti venuti qui che come solito non sapevano che cos'era GAR, lo conoscevano solo quando non funziona. Anche questa è una buona cosa perché vuol dire che noi siamo trasparenti, il nostro scopo è quello di non farci vedere e farci accorgere che la rete non c'è quando non va. Quello che dovremmo cercare di fare è cercare di raggiungere gli utenti per raccogliere le loro idee nuove e soprattutto per fargli capire che non devono solo leggere la posta elettronica e andare in giro per il web, possono fare molto di più.